buon 2021. Allora, facciamo una premessa importante. Intanto il 2021 è un anno importantissimo, ma è anche un anno che se non si ha la benché minima idea di come gestirlo e se non si ha l'occhio lungo, sul futuro, può essere in alcuni momenti particolarmente intenso e difficile da gestire. Saturno e Giove entrano in opposizione nel segno opposto al vostro, che è l'acquario, e il comune denominatore è proprio quello di controbilanciare. Che cosa vanno a controbilanciare questi pianeti? Intanto vanno a controbilanciare tutti quei settori di vita che non portano più alcuna soddisfazione al leone. Il leone è un po' come se nel 2021 entrasse in un grande periodo di verifica della propria esistenza, dove farà i conti con tutto quello che non sta funzionando e che deve fare funzionare. Rapporti, soprattutto, questioni professionali, rapporti professionali e di riflesso anche, tutto quello che coinvolge il settore privato e la famiglia. Ma quello che succede nel 2021 è che si chiude un ciclo di vita che si è aperto 14 anni fa, quando Saturno era nel vostro spazio zodiacale, parliamo del 2005-2006, giù di lì, e adesso, chiudendosi quel ciclo, se ne apre uno completamente nuovo. Quando si apre un nuovo ciclo di vita, tutti gli strumenti che noi abbiamo adoperato nel vecchio non funzionano più. E quindi è inutile pensare di poter adoperare questi strumenti sul 2021 ignorando il fatto che bisogna cambiare delle cose, perché alcune cose stanno cambiando. Vi do un avviso che può essere importante e può fare la differenza. Intanto, se sei qui, non è un caso che stai ascoltando, sia che tu mi segua da parecchio tempo che non. Quindi apri bene le orecchie. Tra marzo e luglio del 2020, quindi l'anno scorso, Saturno è già entrato in opposizione. Entrando in opposizione nell'acquario, ha fatto il primo toc toc, cioè vi ha avvisato di un qualcosa che non funziona più, che non va più bene per voi e che deve essere eliminato dalla vostra esistenza per promuovere che cosa? Il cambiamento. Questo toc toc può essere arrivato nel mondo del lavoro, può essersi presentato nelle relazioni, nei rapporti di coppia, può essersi presentato in famiglia, nel modo in cui magari lavoravate o lavorate. E quindi quell'avviso può essere importante per capire che cosa fare nel 2021. La cosa importante da fare è promuovere il cambiamento. Quello che non dovete fare nel 2021 è sottovalutare tutte quelle frequenze che iniziano a farvi scricchiolare la struttura, onde evitare poi di arrivare mal preparati e impreparati a gestire il cambiamento o a subire il cambiamento. Ci saranno dei mesi nel 2021 che sono particolarmente intensi a livello energetico. Il primo si verificherà proprio a inizio anno, tra gennaio e febbraio, quando Marte entrerà nel segno del Toro e andrà a congiungersi con Urano e tutti questi pianeti, sia Marte che Urano, andranno in aspetto disarmonico a Giove e a Saturno nell'acquario. Questo coinvolgerà prevalentemente i nati di prima decade, ma tutti gli altri non devono sottovalutare tutti gli scricchioli che inizia a presentare la struttura. Intanto per le altre decadi, gennaio e febbraio, saranno comunque energeticamente intensi. I nati di prima decade però avranno Marte e Urano alle calcagna, insieme a Saturno e a Giove. Quindi si possono verificare delle condizioni particolarmente difficili da gestire nella professione, nei rapporti, che mettono già un piede
primo bastone tra le ruote per verificare, per mettere sotto revisione, per cercare di capire che cosa non sta funzionando e come far funzionare il tutto. Alcuni nati del segno, i nati di prima decade, che hanno completamente ignorato, sottovalutato, e Saturno avvisa, non è che ci mette, non è che dall'oggi al domani piazza la bomba e scappa. Saturno vi ha dato già dei warning importanti tra marzo e luglio. Tutti quelli che hanno sottovalutato, che hanno fatto finta di niente, che hanno, si sono tappati le orecchie, ecco che tra gennaio e febbraio Saturno farà scendere la prima accettata, dando una bella pulizia. E quindi, se voi avete ignorato il suo toc toc, lui butta giù la porta e lì vi farà capire che cosa non sta andando. Alcuni nati del segno dovrebbero stare molto attenti tra gennaio e febbraio a come si comportano nel mondo professionale, o se hanno delle cose in ballo a livello professionale, onde evitare poi di subire magari delle cose poco piacevoli che possono arrivare nel mondo del lavoro. Attenzione, perché con Saturno e Giove e Marte in mezzo alle scatole, insieme a Urano, si possono verificare delle rotture nei rapporti, sia sentimentali che nelle questioni di lavoro. E anche, ahimè, possono presentarsi delle cause da gestire a livello legale. E quindi mi raccomando, attenzione anche al vostro atteggiamento, perché poi un'altra fase di verifica importante nel 2021 arriverà tra giugno e luglio, quando Marte entrerà proprio nel vostro spazio zodiacale. Ora, se avete iniziato a promuovere il cambiamento, se vi siete sintonizzati sulle frequenze giuste, se non ci sono stati problemi e se vi siete portati avanti nel lavoro, gennaio e febbraio creano uno slancio importante nel raggiungimento di un obiettivo e automaticamente tra giugno e luglio, quando Marte entra nel segno, inizierete già a raccogliere i primi frutti del vostro impegno. Ma qualora facciate parte di quei segni, di quei leoni che hanno ignorato e hanno gestito male soprattutto le frequenze da inizio anno, poi tra giugno e luglio arrivano le prime conclusioni, si traggono le prime conclusioni e arriva il primo stop. Quindi Marte entra nel vostro spazio zodiacale tra giugno e luglio, attenzione al vostro atteggiamento, attenzione a non essere precipitosi, attenzione a non forzare più di tanto le cose e a non crearsi soprattutto dei nemici, perché sarete attaccati molto volentieri dalle persone che vogliono farvi le scarpe. E quindi mi raccomando, tra giugno e luglio, attenzione. Diciamo che poi la situazione va un po' a stemperarsi, anche se poi c'è un'altra fase tra fine ottobre e novembre di verifica con questo Marte che si mette in mezzo ai piedi, anche se in realtà in quel periodo io vedo il leone un po' più rinforzato, un po' più sostenuto, che probabilmente inizierà a promuovere delle cose a livello personale come un cambio di casa, o ci sono delle cose che deve prendere in mano a livello familiare in quel periodo per mettere le cose a posto. Però diciamo che nella seconda parte dell'anno, quindi da luglio in avanti, si assestano un po' quelle frequenze e inizierete a capire e a cogliere il messaggio di Saturno e di Giove in opposizione. E quindi dalla seconda parte dell'anno in avanti inizierete a costruire dopo aver buttato giù qualcosina nei rapporti. Ottimo l'autunno, soprattutto per raggiungere dei traguardi importanti a livello personale e a livello affettivo e professionale. C'è qualcosa che si può consolidare proprio in autunno e per voi sarà
molto importante. Anche tra marzo e aprile sono mesi interessanti da tenere sotto controllo perché possono appianarsi alcuni conflitti e possono anche presentarsi delle opportunità da cogliere, soprattutto nella professione e nelle amicizie, nei progetti nuovi da sviluppare. Il 2021 è un anno delicato, energeticamente intenso, che se gestito bene può portare grandi risultati e grandi conferme. Ricordatevi che si sta chiudendo un ciclo e se ne apre uno completamente nuovo dal 2021. Si chiude un ciclo lungo 14 anni e se ne riapre uno di altri 14 anni. Quindi quello che cambiano sono gli strumenti. Se voi continuerete ad utilizzare gli strumenti del vecchio ciclo, non ne verrete più a capo. Quindi dovete cambiare qualcosa, soprattutto se al lavoro, in casa, nelle dinamiche di coppia c'è qualcosa che non sta funzionando. E quindi è arrivato il momento di farlo funzionare. Non abbiate paura, ma imparate l'arte della diplomazia, perché quest'anno sarete molto più in vista rispetto ad altri anni e quindi se qualcuno vuole farvi le scarpe nel 2021 ve le fa. Attenzione al vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, la situazione è un po' più diversa. L'opposizione di Giove e di Saturno può portare le coppie che stanno benone e che non hanno problemi a proprio nel 2021 a costruire e ad alzare l'asticella nelle aspettative, nel raggiungimento degli obiettivi. Si costruisce qualcosa di importante per il futuro. Col transito di Saturno in opposizione o ci si sposa o ci si separa. E quindi in questo momento le coppie fisse e stabili vanno incontro a un momento importantissimo di costruzione, dove si può pianificare magari una convivenza, un matrimonio, si può portare alla luce del sole un nuovo rapporto, c'è un qualcosa di importante che prende forma. Marzo-aprile saranno importantissime per le dinamiche di coppia, così come in autunno tra settembre e ottobre, proprio per pianificare e per raggiungere degli obiettivi, dei traguardi importanti. E in questi periodi anche i single, saranno agevolatissimi proprio nell'incontrare persone. Per quanto riguarda invece le coppie che sono un po' traballanti, Saturno non accetta compromessi e quindi ci saranno dei momenti nel 2021 che creano degli scossoni che possono portare a una separazione. Se le cose non funzionano e voi non le farete funzionare, non vi dovete spaventare, dovete rimboccarvi le maniche, promuovere il cambiamento, assumere un atteggiamento diverso e iniziare a costruire. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento se vi siete rispecchiati nella descrizione. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido 2021 stellare, io sono sicuro che voi riuscirete a gestire il tutto nel migliore dei modi. Ciao!